Ciao amiche creative, allora benvenute alla presentazione di giugno 2023. Andiamo subito di corsa a vedere i pannelli, perché tanto è quello che volete vedere. Allora, visto il grande successo che abbiamo avuto con i kit pick up, e in questo proposito ve lo prendo e ve lo faccio vedere, ci sono state alcune richieste di alcuni rivenditori che mi hanno appunto chiesto di realizzare dei pannelli con dei portachiavi, sia dei coccolosi, tanto l'avete già sbirciato sotto, quindi ve lo faccio vedere, e ho così realizzato per la Sardegna P283 portachiavi coccolosi. Io penso che lo vedete tutti, sono 20 pezzi avanti retro, dove appunto ci sono tutti i portachiavi P283 della serie coccolosi. Ok, e quindi il primo l'abbiamo tolto. Il fatto che però potete sbirciare, mica mi piace tanto sta cosa. Allora, P284 invece è l'altro pannello P, quindi grande, da 15 euro 50x80, dove ci sono invece 27 macchinine. Anche questo è stato estrapolato per un negozio del nord questa volta, quindi abbiamo accontentato nord e sud praticamente del nord, che ha richiesto appunto un soggetto estrapolato dalla linea Cuci Facile, e ho realizzato con questo pannello dei portachiavi, nello specifico 27. Oh, ma arriviamo adesso al Natale vero e proprio, e quindi iniziamo con il Natale con un PM029 con la scritta auguri. Questo è un po' lo stile americano, vediamo se Massimo vi può fare una zoomata o si vede abbastanza bene. Dimmi tu, Massimo. Oltre al pannello, dove c'è, vi dico, il pupazzo di neve, il Babbo Natale, la renna, il ginger, il pinguino, che è la I, il pinguino, però vi faccio vedere adesso in realtà come si realizza l'oggetto finito. Vediamo un po' se riesco a staccarlo. Eccolo qui, è un banner con la scritta ovviamente auguri di circa 60 cm. Come vi dicevo, vedete la I? Il pinguino col cappellino e la sua stellina. Di stellina ce ne sono due, io questa stellina ho messo il retro rosso, ma potete tanto utilizzare anche l'altro retro, che sarebbe questa con la stellina col cristallo. Vi ripeto, 60 cm la scritta auguri. Una volta che l'ho imbottita con l'imbottitura piatta e quindi è andata a cucire tutto attorno a punto festone, l'ho incollato poi su questo taglio. Vi faccio vedere il retro, devo togliere questo gancio, non si toglie, non fa niente, vi faccio vedere il retro, su questo taglio di feltro da 2 mm, lo faccio vedere bene, avorio. Eccolo qui, la scritta auguri, PM029. Ok, e quindi questo lo poggiamo di nuovo, aspetta, mi perdo la I, cappellino, non riesco a appoggiarlo più, non fa niente, diciamo che è andata buona la prima. Allora, è ok, questo il PM. Adesso invece dietro di me, già lo vedete anche sul tavolo, il pannello PM030, calendario dell'avvento. Sono 24 riquadri con 24 soggetti differenti e un ovale Buon Natale. Ora, io ho utilizzato entrambi, sia i riquadri che l'ovale Buon Natale. Voi lascio spazio alla vostra fantasia. Se fate caso, dietro di me trovate l'albero che ho praticamente realizzato. Allora, come l'ho fatto? Innanzitutto ho allargato di 1,5 cm tutto attorno praticamente ogni tascolina, e ho lasciato 2 cm a destra e 2 cm a sinistra. Sul un taglio di panno Lenci verde melange, che ho semplicemente doppiato e non ho messo nessuna imbottitura. Queste le ho cucite a tasca.
Sono partita con due tasche, 3, 4, 5, 6 e di nuovo 4. Quando sono arrivata a 4, non so se si riesce a vedere, le ho praticamente stondato in questo modo, sempre lasciando, come vi dicevo, quei 2 centimetri. E poi una volta che ho ritagliato la sagoma, ho doppiato la sagoma e impunturato. Questa è stata la mia idea di utilizzo di questo pannello PM030. Adesso aspetto la vostra, se utilizzate soltanto le taschine o se volete utilizzare soltanto appunto l'ovale. Ora attendo sulla community le vostre creazioni. PM030. Andiamo avanti. Andando avanti vi voglio far vedere questi addobbi. Vi ricordate, sono famosa, diciamo così, il mio marchio Idee per Creare è famoso per aver realizzato i primi anni soprattutto i medaglioni di Natale, no? E ho pensato invece quest'anno a una sagoma diversa, un cristallo di neve, facile comunque da cucire, pensando alla sagoma del cristallo, se voi ci pensate, insomma, con tutte le rientranze che ha, quindi l'ho realizzato comunque un cristallo semplice. E ho pensato di farlo in misure differenti, così come le sfere abbinate a questa fantasia di dimensioni differenti. Ma andiamo per gradi. PM031 cristalli è abbinato all'altro pannello che vi farò vedere fra poco, perché ha lo stesso, diciamo, ha delle fantasie abbinabili insieme. Allora, questo è cristalli ed è il PM031 con le sue casette in pan di zenzero. Partiamo da dimensioni da 15 a scendere fino a 12 cm. Mentre invece il pannello PM032 sono dei medaglioni sempre abbinati al cristalli di poc'anzi, ed è il PM032 Gnomi Ginger. Anche qui le dimensioni variano dai 10,5 cm ai 15 cm. Questi li ho trovati come dimensioni ideali per poter appunto addobbare un albero di una media grandezza di 180 cm, però disponendo le sfere e i cristalli in altezze differenti. Quindi le piccole in alto e le grandi in basso. Detto questo, andiamo avanti con un'altra coppia di pannelli. PM033 cristalli villaggio, sempre stesso discorso, dimensioni differenti, e questa volta il PM033 cristalli villaggio è abbinato al PM034 villaggio medaglioni. Ve lo faccio vedere anche questo, molto bello anche questo, molto classico anche questo, e anche qui dimensioni differenti. In questo in più c'è la scritta Buon Natale. Allora, poi ho pensato a un'altra fantasia, PM039 cristalli orsi, anche questi abbinabili al pannello successivo, sempre un PM. Io spero che Massimo mi sta facendo una zoomata di questi orsi che sono molto molto carini, e non dovrei dirlo, ma questo è il pannello che mi piace di più, abbinato al pannello PM040 che sarà il pannello successivo. Quindi PM040 medaglioni orsi, eccolo qua. Questo è l'orsetto, potrebbe essere anche uno di queste sfere utilizzato come fuoriporta, non soltanto per addobbare l'albero. Vedremo che creazioni pubblicherete con questo pannello. Allora, andiamo avanti con il Natale e ho pensato al PM041. Invece di farvelo vedere così, ve lo faccio vedere realizzato. Eccolo qui. Questo è il PM041, è un presepe, come potete vedere, stile americano. Praticamente ho realizzato su questo pannello soltanto le sagome anteriori e la base. Io adesso, se ve lo giro, ve lo faccio vedere, ho realizzato il retro con un normale pannello avorio.
Poi ho imbottito, quindi cucito, imbottito tutte le sagomine, praticamente incollate. Ecco, io ve lo metto anche da questa parte così vedete come ho predisposto, praticamente l'assemblaggio. Quindi ho messo il bue e l'asinello davanti, dietro la capanna e i remaggi sul lato e il cammello. Fatto questo, vi faccio vedere il pannello, però calcolate che questo è il primo prototipo, quindi quando lo acquisterete presso il vostro rivenditore di fiducia vedrete il pannello così, ma qui al posto delle stelline troverete invece quattro angioletti avanti retro, perché poi in seconda fase successiva ho pensato appunto agli angioletti. Ora, che dirvi? Vi voglio dire che purtroppo per una questione di tempo non l'ho fatto, però qui con una glitter pen oro, andando a riprendere tutti i dettagli, verrà un figurone questo presepe, aggiungendo anche le lucette. Insomma, non do limiti alla vostra fantasia, che è più bella a volte della mia, e ce n'è da vendere sulla community. Allora, per tutte le idee che pubblicate, ne approfitto e vi ringrazio, soprattutto per chi pubblica spesso sulla community. PM032 dall'avvio all'autunno. Allora, penso che già sbirciando dietro le mie spalle vi siete accorti di questo pannello montato. Pertanto vi faccio un attimo vedere bene bene il pannello. Come potete notare, sono soltanto due cappelli avanti retro, ovviamente ha tutte le orecchiette per realizzare gli elfi, e vi faccio vedere invece il pannello realizzato. Vediamo se riesco, senza distruggere tutto come al mio solito, sembro un elefante quando mi muovo. Ecco qui, li ho posizionati su una scaletta che adesso vi faccio vedere fra poco. Allora, ho montato gli effetti, ho utilizzato la lana bouclé. Vi ricordo che è l'accessorio della lana bouclé, perché mi voglio un attimo rivedere, eccolo qui. Allora, della lana abbiamo tre colori, e vi ricordo l'Hatch 026 per questa marrone, l'Hatch 027 per la nera e l'Hatch 020 per quella bionda. Mentre invece vi voglio far vedere anche la scaletta, che costa 5 euro al pubblico, mentre tutti i pannelli PM che vi ho fatto vedere 7,50 euro. Questa 5 euro è molto semplice, in realtà la potete realizzare pure voi con 1,20 m di spago e 3 bastoncini. Insomma, è molto molto semplice. Allora, detto questo, abbiamo iniziato a farvi vedere l'autunno. Cioè, se riesco a metterla, mi premio da sola, perché appunto non riesco a metterla, non fa niente, andiamo avanti e vi faccio vedere invece il pannello successivo. Abbiamo detto che abbiamo iniziato l'autunno e adesso vi faccio vedere l'autunno vero e proprio. Allora, ho realizzato sul tessuto, quello bello nostro, in poliestere, vi ricordo, allora AL024, questo pannello con due gnomi differenti. Aspettate che faccio, ecco, ve lo faccio vedere così. Ok, questo è il primo e questo è il secondo. Li ho pensati per due cuscini, infatti ora vi faccio vedere anche come l'ho cucito. Eccolo qui, due cuscini. In realtà ho pensato anche a un fondo, eccolo, in modo da fare da un unico pannello due soggetti. Alle mie spalle già vedete il pannellino di Natale, dove ho utilizzato l'imbottitura piatta e il soggetto. Ne ho scelto quello col cappello praticamente, mentre qua davanti ho praticamente il cuscino realizzato con l'altro soggetto. E cosa dirvi di più? Sbizzarritevi, a me sono piaciuti tutti e due, tant'è vero che adesso vi faccio vedere di nuovo il pannello a L024, che è questo. Vi faccio vedere lo sfondo che ho utilizzato, che è questo, a L011. Dove questo è il prototipo. In realtà, quando acquisterete la L011,
troverete esteso praticamente tutta la fantasia e non ci saranno né i riquadri e né le scritte laterali e quindi sarà tutto un pezzo, mentre qui invece vedete ci sono due riquadri. Approfitto dicendo tanto è vero, mi voglio ricollegare a quello di prima, allora, dove ho realizzato anche PS 070 autunno. In questo pannellino da 2,50 euro troverete quattro soggetti differenti. Due sono quelli dei cuscini, gli altri due li ho aggiunti in più. Vi voglio far vedere un'idea realizzata con questo pannellino. Allora, ho realizzato questo bauletto. L'F023 è l'articolo del bauletto, ricordate, ve l'ho fatto vedere a febbraio, e nel caso dell'autunno lo troverete in due tonalità di colore. Lo troverete nella tonalità di colore dell'avorio e poi in questa tonalità giallo sole. Quindi soltanto in due colorazioni avorio, mentre il fiocchetto, l'F024, invece questo in tutte le varie tonalità, verde melange, marrone melange, panna, eccetera eccetera, che tanto vedrete nel catalogo che è stato già messo online da vari rivenditori. Ok, detto questo, andiamo avanti. Il PS071, ecco qui la coppia è inossidabile Santa e Miss Claus, e ho voluto fare un pannellino un po' in stile americano con la scritta Merry Christmas, vari biscottini, e questo è il PS071. Passiamo al PS072, Happy Holidays. Anche qui ci sono tre gnomi vestiti da Babbo Natale, molto carini, con la scritta Happy Holidays. E passiamo invece al PS073, la Nativity l'ho chiamato questo. Questo è lo stesso soggetto che trovate nel PM041, solo che non c'è, ci sono soltanto i due soggetti di Maria Giuseppe e il bambinello. Ok, andiamo avanti. Il PS074 è la renna. La renna con le ali, e vi faccio vedere quanto grande diventa questa una volta cucita. Quindi secondo me darvi l'effetto finale è molto meglio. Questa è la rennina, non ho incollato le ali e lo capirete fra un po' perché non ho incollato le ali, mentre invece nel pannellino lo troverete. Il pannello P074 quindi è l'addobbo della rennina, e vi dico che è alto praticamente all'incirca 12-13 cm, perché dipende da quanto posizionate in basso e in alto le corna. Ok, PS074, ridiamolo al legittimo proprietario, poi capirete perché. Ok, PS074 è fatto. Adesso PS075, l'orsetto polare, anche qui con le ali, e vi faccio vedere appunto anche lui come viene realizzato l'orsetto polare. Allora, l'orsetto polare anche lui è alto 12 centimetri praticamente, e anche lui si presenta a voi senza ali, ma lo diamo al legittimo proprietario e poi capirete perché. Ok, questo l'ho messo a catalogo perché mi fu richiesto da un negozio, ormai c'è in tutti i colori. PS068 ed è l'orsetto celeste. L'abbiamo fatto in bordeaux, l'abbiamo fatto in beige, in rosa, adesso in azzurro, però c'è anche in blu, molto elegante, molto carino anche in blu. D'accordo, quindi PS068. Finiamo questa carrellata di PS con questa che è un'altra idea di un altro negoziante, che è il PS069, e è stata una richiesta perché nel pannello sottostante i miei gomiti, come potete vedere, c'era praticamente la faccina solo sorridente, mentre invece questo rivenditore mi chiedeva di mettere anche gli occhietti aperti per la femminuccia.
Però vedete queste due, diciamo così, questi due cappuccetti. Io poi dopo vi faccio vedere che cosa ho combinato con questo pannello. Tenetelo in mente, così vi faccio vedere il PM020, che era lei, dove appunto, come vi dicevo, c'era la faccina sorridente. Vi ricordo sempre che questi al pubblico sono 7,50 €. Qui trovate la base della bambola, la testa, le scarpe, la sagoma del corpo e i mutandoni con le braccia, quindi una bambola, diciamo, vestita solo dell'intimo. Ecco qui, PM020 lei. Ovviamente non ho fatto solo il PM020, cioè ho fatto solo lei, ma anche il solo anche lui, quindi PM021. Trovate lui con gli occhioni celesti e questi scarponcini, scarponcini con i pantaloncini lunghi. E poi il corpo e le braccia. Questo per farvi un po' vedere questi due pannelli, li ho presentati nella volta precedente. E a questi due pannelli volevo far vedere anche l'L026, che sono gli occhialini che vanno bene per questo tipo di bambole che sono alte 30 centimetri. Allora, la scorsa volta ho realizzato 5 vestiti, nel senso era Attenti al lupo, La principessa dei fiori, La country girl, mentre invece per il maschietto avevo fatto Il principe e Il contadino. Questa volta mi sono dedicata solo alla femminuccia e vi faccio vedere che fine hanno fatto la rennina e l'orso polare. Partiamo dal PM035, ve lo faccio solo vedere in modo tale così vi faccio vedere il pannello, il vestito dell'angioletto Tiffany. Massimo vi fa vedere i dettagli del vestito, l'orsetto polare, la giacchina, le ali, il vestito. E io adesso vi faccio vedere cosa ho realizzato con questo pannello, perché secondo me vedere il soggetto dal vivo è sempre, o meglio dal vivo cucito, è sempre meglio. Eccola qui, qui ho utilizzato la lana H020. Ora, quando utilizzo questa lana aumento soltanto il numero degli giri per eseguire l'acconciatura, però vi faccio vedere che paragonando la stessa acconciatura realizzata con una lana diversa, l'effetto dell'acconciatura è completamente diversa. Ma ve la faccio vedere anche da qua, eccola qua. Adesso arriva, perché tanto è il pannello successivo, ve l'anticipo soltanto, ma più che altro per farvi vedere delle differenze. Allora, H020, c'è il capello fuori posto? No, ecco qua. Allora, H020 è più sottile, questa è un pochino più grossa come filato. Adesso, detto questo, vi voglio far vedere un pochino in più, con più dettagli, l'angioletto. Innanzitutto diciamo che andiamo subito a farvi vedere che queste ali si possono togliere, perché ci ho messo un elastichino, ho messo avanti e il retro che trovate sul pannello, ho aggiunto 8 cm di elastichino alto mezzo centimetro e 8 cm di lunghezza, ho incollato sotto il panno stampato e poi ci ho messo all'interno un feltro da 2 mm, ok? Quindi ho spiegato tutto e voglio togliere le ali perché voglio farvi vedere come queste bambole si possono, la tolgo dal reggi bambola, ecco, ne approfitto, il reggi bambola è L099 e costa 15 euro, mentre invece c'è poi, sempre abbinato alle bambole, anche l'appendi abiti, ma ve lo faccio vedere dopo. Allora, L14 euro, mi dicono, reggi bambola 099. Allora io vado a togliere adesso il corpetto piano piano. Se voi fate caso, allora ho realizzato sotto. Allora, togliamo il corpetto, il vestitino, ho messo un patch adesivo, ecco perché avete sentito lo strappo, per chiudere praticamente il vestito sul retro. Ve lo faccio vedere, ecco qui, patch adesivo, ok? Se vi interessa sapere patch adesivi, questi qui da 2 cm di diametro
sono praticamente latch 01. Ok, volevo, l'ho spogliata più che altro per farvi vedere la gonna. La gonna l'ho realizzata con questo tulle glitterato rosa. Ho messo le luci e volevo dirvi che per realizzare questa gonnellina ho utilizzato 60, un taglio di tulle 60x70 e l'ho ripiegato in tre parti in modo che mi si formava appunto questa piega dove poter infilare le lucine. Ecco qui, questa è la gonnellina che ho passato semplicemente la filza e poi ho attaccato all'estremità il nastrino, quindi molto molto semplice, e è rimasta appunto la bambola in questo modo. Questo per farvi vedere appunto come si vestono le bambole. Nel caso del PM036 la gonna l'ho fatta con il tulle glitterato bianco e in questo caso vi ricordate abbiamo fatto vedere la Rennina, quindi il legittimo proprietario di questa, di questo pupazzetto è l'angioletto vestito di rosso, quindi PM036 vestito angioletto rosso. E anche qui vi faccio vedere appunto, ma già l'avete visto, l'angioletto rosso. Ora vi ricordate che vi ho fatto vedere il PS069? Uno dirà questa sta dando i numeri. No, il PS069 è il quadratino con le faccine, eccolo qui, PS069, perché voglio farvi vedere a che cosa serviva questi due cappuccetti. Allora vi faccio vedere, guardate un po', io adesso stacco la testa. Praticamente vi faccio vedere bene bene come, che cosa ho realizzato e seguitemi per bene. Allora, innanzitutto ho cucito mettendo dritto contro dritto uno dei due cappuccetti, ok? Una volta che l'ho cucito, ho tagliato la testa a circa 1,5 cm dalla cucitura, ho fatto un taglio in orizzontale. Poi ho imbottito per bene, quindi vedete bella imbottita la faccina, se c'è sempre il diavolo per capello sta faccia, ok, l'ho imbottita per bene e ho inserito, come potete vedere, il cappuccetto. Quindi questo sarà l'alloggio del mio collo. Dici perché hai fatto questo? Perché nel pannello avete due faccine e ne approfitto e vi faccio vedere anche l'altra. Se la bimba vuole cambiare la faccina, guardate, l'ho montata con i capelli anche marroni, quindi se vuole cambiare la faccina non fa altro che prendere l'altra bambola e inserire, tolgo questo, ok, reggi bambola, allora, e inserire l'altra testa e quindi si cambia completamente espressione e completamente il gioco. Per cui abbiamo fatto adesso pure non solo una bambola con le scarpe, ma una bambola anche con la testa intercambiabile. E andiamo avanti, andiamo a vedere questa testa intercambiabile a che cosa mi serviva. Allora, vi presento il L098, che è l'appendiabiti, con una serie di cosine. Allora, iniziamo da questo. Iniziamo proprio dal pantalone. Allora, tolgo, si diventa un po' bambini con queste cose, e vi faccio vedere invece come si trasforma la mia bambola, che ho semplicemente cucito il corpo e ho cucito anche le braccine. Quindi vi faccio vedere proprio come si trasforma questa mia bambolina. Allora, inserisco il pantalone, quindi me lo fermo per bene in dita, ok, e vado a inserirmi le scarpine. Le trovate sul pannello e nello specifico è il pannello è PM037. Poi, decorando con un sonaglino e un pistillo, ho reso la scarpina destra e la scarpina sinistra. Quindi questa qui me la vado a mettere qua. E uno, faccio attenzione che tocca bene la suola. E due, così praticamente sappiamo che ho calzato per bene le mie scarpe. Perfetto. Una volta calzate le scarpe, metto in piedi la bambolina.
Non si tiene ancora, devo trovare il baricentro, però a noi poco importa per il momento perché devo andarla a vestire. Quindi prendo il vestitino, sempre con il mio patch adesivo, e vado a inserire il suo vestitino. PM, vi ricordo, 020 è il pannello per il corpo e la faccia, quella sorridente classica. Ok, andiamo avanti, mentre invece il PM037 è il vestito, a questo punto ormai l'avete capito, dell'elfo. E allora vado a mettere anche la giacchina. Ecco qui, metto il giacchino dell'elfo. Allora, a questo proposito volevo dirvi che magari se lo volete fare da maschietto dovete solo, a parte, farvi un corpetto. Magari potete tagliare qui il vestitino, anche se è un peccato, però così fare la versione maschile, perché avrebbe così la maglietta corta e i pantaloncini. Allora, detto questo, vado a inserire la mia testa. Eccola qui, la testa dell'elfetta. Allora, mancava solo da inserire il mio cappellino, quindi vediamo un po' se riesco senza maltrattarla troppo. Ecco qua, calzandolo bene davanti e dietro, ok. Le orecchie, se avete fatto caso, lo attaccate proprio al cappello. Scusate, ma un minimo per me. Ok, eccola qui, questa è l'elfetta in tutto il suo splendore. E questo pannello, adesso vi voglio far vedere il pannello nello specifico, che è il PM037. Eccolo qui. Allora, c'è il corpetto, troverete le scarpe, il colletto, il vestito, il cappello, i decori del cappello e i pantaloncini lunghi. E con questo pannello io ho terminato tutta la mia presentazione. Prima di salutarvi facciamo una cosa, faccio una carrellata veloce un pochino di tutti i pannelli, così almeno ve li ricapitolo un po', e mi raccomando, carta e penna, così almeno vi segnate quelli che vi piacciono di più, in modo tale così da poterli ordinare presso i miei rivenditori. Pronte? Allora, vi faccio un riassunto di tutti i pannelli che avete visto in questa presentazione di giugno 2023. E voglio dirvi anche un'altra cosa, già che mi trovo, che sarà a breve online, ma parliamo di una settimana, non di più, il nuovo sito. È un sito che servirà soprattutto a voi e ai miei rivenditori, perché sarà un sito consultabile, dove un catalogo vero e proprio, dove potrete vedere i prodotti, ossia i pannelli, con tutti i vari prodotti correlati. Correlati che significa che sono abbinati al pannello stesso, che faccio un esempio, il pannello dell'elfo con i pistilli, con i vari, quindi richiamerà il pannello del vestito dell'elfo e i pistilli. Quindi sarà un catalogo molto più veloce, diciamo così, alla comprensione di del materiale che serve per il pannello specifico. Sarà un utile strumento per i miei rivenditori, perché è possibile solo, esclusivamente per loro, ordinare da quel sito, mentre per voi, cara amica, sarà come un catalogo sfogliabile, consultabile di tutti i pannelli che ho creato fino ad oggi. Detto questo, iniziamo la carrellata di tutti i pannelli che ho creato in questa presentazione. P283 portachiavi coccolosi, ve li faccio vedere velocemente. P284 le macchinine, e questi, come vi dico di nuovo, li ho ripresi dai kit pick up che sono usciti la volta scorsa. Arriviamo al Natale, PM029, ed è un taglio 50x40 di 7,50 euro, mentre il P, vi ricordo, 15 euro. Ok, e quindi P029 era il banner auguri, PM030, questo è il calendario dell'avvento. Dietro mi sono dimenticata di dirvi due cose, che sono disponibili, poiché non tutti i miei rivenditori sono mercerie, e quindi lo dico per quei rivenditori tipo cartolerie che non hanno proprio tutto il pannolino, ci sono disponibili, ma anche le mercerie se lo vogliono,
i tagli di pannolenci P03005, che è l'ocra che ho utilizzato per questo progetto, e il P03100, che è il verde melange che ho utilizzato per questo progetto, e sono dei tagli 80% 80. Sono stati utilizzati questo tipo di tagli perché in questo caso il pannello deve essere del verde melange, soprattutto doppio. Allora, PM030. E del calendario dell'avvento vi ho detto proprio tutto. PM031, che è abbinato ai medaglioni PM032 Gnomi Ginger, o però potete prendere o uno o l'altro, poi chi vuole tutte e due, per carità. PM033 cristalli villaggio, e trovate nella versione non solo dei cristalli ma anche dei medaglioni il villaggio, quindi PM034 villaggio medaglioni. Poi abbiamo il PM039 cristalli orsi, eccolo qui, e poi abbinato anche a questo e i medaglioni 040 medaglioni orsi. Ok, poi abbiamo un presepre country, il 041. Vi dicevo, questo è il prototipo, quindi non vedete gli angioletti, ne vedete uno solo. In realtà nel pannello che andrete ad acquistare ne saranno 4 avanti e retro. Poi utilizzateli voi come meglio ritenete opportuno. PM038, questa è la scaletta degli elfi. Vi ricordo, il codice della scaletta è H029. Massimo non annuisce, ma va bene, H029 la scaletta. E poi abbiamo AL024 i gnometti, quindi il pannello con cui puoi realizzare praticamente due cuscini o quello che meglio desiderate, ok. E AL011 invece è il taglio per lo sfondo, quindi per il retro. Poi facciamo la carrellata dei piccolini e sarebbe il PS060, che sono gli gnomi, il PS071 Santa e Mr. Claus, ok. Poi PS072 Happy Holidays, ok. Poi abbiamo 073 la Nativity, che è la stessa utilizzata per il pannello più grande, PS068 l'orsetto celeste. Ma vi ricordo che potete ordinare anche quello rosa, oppure blu, o in rosso, o addirittura in avorio, quindi proprio neutro, in queste dimensioni. È carina un'idea che è stata realizzata sulla community, la andate a vedere, dove dentro una signora ha messo il dispositivo che abbiamo noi, quello sonoro per il baby, quindi la musichetta, diciamo, da ninna nanna, all'interno di un cuscinetto fatto a forma appunto di orsetto. Poi PS075 l'orsetto polare, che è il personaggio che invece trovate nella bambola dell'angioletto Tiffany, o meglio nel vestito della bambola dell'angioletto Tiffany, e PS074 è la renna che invece troverete anche come personaggio nel vestito dell'angioletto rosso. Il PS069 sono le nuove teste intercambiabili per le bambole e hanno gli occhi aperti e sono nella versione azzurra e marrone. Qui sono vecchi questi pannelli, cioè della volta scorsa, però li ho riproposti proprio perché ho fatto i vestitini. PM020 lei, per chi se lo fosse perso la volta scorsa, e il PM021 lui. Vi ricordo sempre questi pannelli 50x40, il costo è di 7,50 euro. Ora passiamo ai vestitini, ai tre vestitini, quindi per, diciamo, continuare il filone dei vestiti delle bambole. PM035 vestito angioletto Tiffany con le ali e l'orsetto polare come personaggio, e PM036 vestito angioletto rosso, qui con la renna, le ali e il vestitino. L'elfo PM037 è un vestito elfo. Allora, ho allungato un pochino di più questo pannello. È un pannello che costa sempre 7,50 euro al pubblico. Non ho messo il personaggio che di solito metto sempre, il pupazzetto che di solito metto sempre nel,
nel pannello perché ho dato più sfogo alle scarpette da cambiare e al vestitino, quindi ho aggiunto altri accessori. E con questo vi saluto, saluto tutti i rivenditori da nord a sud, da est a ovest. Ci vediamo prossimamente, quindi rimanete sempre connesse. E ciao amiche creative, un abbraccio grande da Idee per Creare. Ciao ciao, alla prossima!